La conoscenza dell'intelletto divino sta alle cose come la conoscenza dell'artigiano sta ai suoi manufatti, poiché Dio con la sua scienza è causa delle cose. Ma l'artigiano con la conoscenza della propria arte conosce anche i manufatti non ancora esistenti, poiché è dalla sua conoscenza che le forme dell'arte derivano alla materia esterna per costituire i manufatti. Cosicché niente impedisce che esistano nel pensiero dell'artista forme che ancora non si sono esternate. Perciò niente impedisce che Dio abbia la conoscenza di ciò che ancora non esiste.